Direi, mi permetterei di dire che probabilmente siamo in diretta, ragazzi. Sì. Cosa dite? Sì, siamo in diretta. Sì, la vedo. Allora, io controllo anche. Sì, vedo già le prime testimonianze, gente con la birra sullo schermo che invita, insomma, che dice di esserci. Eccoci. Ciao cari. Allora, è il secondo aperitivo in quarantena di Oblò, per cui un aperitivo informale, rilassati. Sappiamo che, aspettate, adesso sta succedendo qualcosa di brutto fuori dalla mia finestra, perché chiudo. Sembrava uno sciacquone. Esatto. No, come vi ho detto prima, voi in privato voi di giardinaggio. Ok, per cui appunto è un'occasione informale di incontrarsi di venerdì. Sappiamo benissimo che probabilmente in questo momento c'è Mick Jagger da qualche parte che sta facendo un concerto in diretta Facebook, non ci sentiamo in concorrenza con questa cosa, è un ritrovo tra amici, non si può fare dal vivo. Tra l'altro noi quattro ci saremmo dovuti vedere davvero in questo... un po' prima di questo periodo un certo intoppo globale e pandemico ci ha impedito di incontrarci, e tra l'altro voi tre siete tra gli autori, non tutti a dir la verità, ma tra gli autori di cose che erano proprio quasi lì per essere stampate. C'è stato un momento, un 3 settimane prima di B-Comics Padova, che sarebbe stata la prima manifestazione a cui avremmo partecipato da protagonisti come Oblò APS, c'è stato un momento in cui stavo effettivamente quasi per mandare in stampa gli albi che vi vedono coinvolti. Oblò numero 5, intanto nel dettaglio sulle cose che erano pronte per Emiliano e Alessio, e un nuovo quaderno di Oblò di Boris Battaglia, dopo quello su Corben dell'anno scorso, bande a parte. Per cui appunto facciamo questo aperitivo gioioso, informale, cin cin a tutti, a chi è con noi, e per fare questa breve chiacchierata, ricordandovi che siamo vivi, siamo pronti a stampare queste cose appena ci sarà un momento per poterle diffonderle in un qualche modo, anche prima probabilmente, e per cui abbiamo voi tre come ospiti per spiegarci un po' quali saranno le novità che vi riguardano di Oblò APS in questo 2020. Potremmo partire con Emiliano, a partire appunto, io so, i lettori probabilmente no perché non gliel'abbiamo mai detto, ma io so che con Oblò numero 5 si chiude un ciclo del vostro, del diario dalla Siria, tuo e di Alessio, e però oltre a questa cosa che è veramente lì pronta per essere stampata, ci sarà anche una novità per i lettori di Oblò. Sì, dal punto di vista della storia a puntate, la quinta sarebbe stata appunto la parte conclusiva, dove finalmente veniamo a capire perché tutte queste sfighe che succedono al nostro protagonista Melano hanno uno scopo, cosa portano poi alla fine. E quindi avremo finalmente il senso del perché è una storia a puntate. Quindi ci sarà l'elemento principale, che di solito è quello che caratterizza un archeologo, quindi adesso diciamo ma non diciamo, e quindi avrà tutto quanto un senso in seguito a questa chiusura. E questo poi ovviamente sarà la premessa di quello che sarà poi il monografico a colori che dovrà uscire a settembre, e che, vista la situazione, siamo riusciti quasi a chiudere praticamente in questi giorni con Alessio. Quindi poi... Sì, la situazione è tale che saremo fortunati probabilmente a uscire con tutto a settembre, mi riterrei fortunato che possa uscire. E appunto, Emiliano, hai introdotto questa cosa, questa sorpresa per sì. Chi ha letto Alessio Lomanto
per chi ha visto le tavole di Alessio Lomanto in questi mesi sul suo blog, e che insomma questo monografico è a colori, mi costate un sacco, ragazzi, però ritengo che valga la pena. Ecco. Lo speriamo. 40 tavole a colori. Sì, perché poi in realtà si mette insieme una serie di cose che sono uscite in questi ultimi 2 anni per la fine di collaborazioni, no, Emilia? Sono 2 anni, no? Di collaborazione. 2 anni dal 2018, che dal maggio 2018, quando abbiamo iniziato a chiacchierare anche poi con te, Claudio, su questo personaggio e questa realtà, e quindi questa è, diciamo, il monografico, la conclusione di questi 2 anni di lavoro. Sì, sì. Cioè, alla fine la cosa bella di questo monografico è che si è creato una sorta di immaginario. Poi, nelle prime chiacchiere che ci siamo fatti con Emiliano, ho cominciato a farmi un po' un'idea di che cos'era questa Tel Mardik, di che cos'era questo sito archeologico. E alla fine, poi, nel monografico, effettivamente, questo immaginario poi prende un po' forma in maniera un pochino più lunga, cioè c'è più spazio, quindi è stato anche molto simpatico da realizzare, no? Sì. Sì. Alessio, i lettori vogliono vedere qualcosa. Vogliono vedere qualcosa del monografico, no? Non essere avaro. No. Sarò bravo nel condividere una schermo. Che commentano un po' di fedelissimi di Oblò APS e anche delle care guest star, Mabel Morri, salutiamo Mabel Morri che augura, eccola qua. Ti augura un bel cincina Boris. Ringrazio. Cincina Babel Boris da tutti. Prosit. Anche a Emiliano Bona, che è un fedelissimo di cui ho mandato pochissimo fa l'altrettanto cincin. Sara, Tony Stark, siamo a saluti ad Alessio. Grazie Sara, ciao. Tu sai. E eccolo, è lui, l'uomo con cui ho più chattato in questa giornata. Vai, Boris. Abbiamo le bottiglie direttamente. Siamo alla vecchia, abbiamo le bottiglie, caro Paolo Interdonato, ma tu non rivelare cose in questo momento nei commenti, perché con Boris teniamo un po' la sorpresa. Intanto Alessio Lomanto, vedo dalla regia che è riuscito a condividere lo schermo, per cui eccoci un po'. Oh, guardate, sta camminando Alessio Lomanto per il monografico di Oblò, che andrà a concludere il diario di Siria che stiamo pubblicando a puntate da Oblò numero 3. Ci saranno, appunto, sono 40 tavoli, saranno queste slash page, ma la storia sarà un po' più, appunto, stile francese per molti versi e molto più intima, ecco. Insomma, Claudio, grazie che ce l'hai fatto fare a colori, perché secondo me è... Ma io sono commosso, figurati. Grazie a voi che lo avete fatto a colori, è il contrario, ragazzi. Non a me non me l'ha fatto fare a colori il libro. A me, ma da parte, non me l'hai fatto fare a colori. Beh, non hai insistito molto, devo dire. Così. Paradossalmente, il monografico è quello che sono praticamente 2 anni ci stiamo lavorando, rispetto invece alle puntate che sono uscite su blog. E Claudio, infatti, ha avuto la possibilità di vedere le prime 9 tavole a Lucca, al Borda, anzi, nel 2018. Giusto, specificare un saluto al Borda Fest, che non è Lucca Comics and Games. Cari, bene, allora, intanto grazie per questa anteprima, e che appunto, cari lettori di Oblò, intanto a qualcuno di questi in diretta con noi e che che guarderanno questo video nei prossimi giorni, dico: il diario di Siria di Emiliano Barletta e Alessio Lomanto è cominciato dal numero 3 di Oblò, sono consigliabili anche il numero 1 e 2, mi permetto di dire io, però insomma, nel dettaglio, sono appunto apparsi nel numero 3 e 4 e nel numero 5 si chiuderà il primo ciclo. Ricordiamo, adesso uscirà un monografico che aggiungerà appunto a questo diario di Siria, un monografico a colori. Passiamo un attimo a quello che per me, sì, e credo per tutti, sia il lato
in basso a sinistra, è bellissimo Boris, sei in basso a sinistra, grandissimo. E Boris Battaglia, lo conosciamo, e per Oblò ha già scritto un quaderno di Oblò, il terzo quaderno di Oblò, sul lavoro di Richard Corben, premio alla carriera di Angoulême, del Festival di Angoulême dell'anno scorso, e era veramente pronto. Cavolo, Boris, ci stavamo girando la copertina un secondo prima che scoppiasse sta cavolo di pandemia. Vuoi annunciarlo tu? Io devo pensare a complotto. Esatto, è stato fatto per noi, è stato fatto per questo, cavolo. Vuoi raccontare tu un po' cos'è la prossima uscita di Boris Battaglia per Oblò? Certo. Sì, sì, è cavolo, siamo qui per quello, no? Io tra l'altro credo che proverò a far vedere la copertina in questo momento, un secondo. Prova. Tu parla e io procedo. Allora, il fatto è questo, mentre Corben è assolutamente un testo completamente originale scritto per i quaderni di Oblò, eccetera, bande a parte, è una serie che io ho cominciato a scrivere per Fumettologica. L'avevo cominciato a scrivere ispirandomi a quello che è uno dei miei grandi maestri, aperta parentesi, i maestri sono soltanto quelle persone che non conosci mai di persona. E nel momento che conosci qualcuno di persona, può diventarti un amico, può diventarti un nemico, può diventare un fratello, ma non può più essere un maestro, perché ne viene a contatto con l'umanità. Allora, questo mio grande maestro è Gail Marcus, l'autore di, non so se l'avete letto, immagino di sì tutti, Tracce di Rossetto. Cioè la storia del punk letta attraverso un'ottica situazionista. È un libro bellissimo e io, cazzo, qualcuno deve raccontare anche la storia del fumetto in questo modo. E mi ero messo a scrivere la storia di quelli che erano i due grandi gruppi punk, uno un po' più punk, l'altro un po' meno, del fumetto, che sono la rivista, la redazione, la storia della rivista di Arachira, la storia della rivista di Pilot, che hanno fatto la storia del fumetto. E ho vinto, ce l'ho fatta a condividere la copertina, mi confermate? Sì, sì. Si vede, si vede, bellissima. Bella, scusa, continua, scusami. Siccome secondo la teoria degli insiemi, le due redazioni sono hanno un sacco di intersezioni, perché i vari protagonisti, i vari personaggi si sono scambiati nelle redazioni delle due riviste, mi sono divertito a scrivere una specie di storia parallela attraverso un'ottica Grail Marcusiana, se vogliamo dire. Su Fumettologica ero arrivato fino al 1959, se non mi sbaglio, la nascita proprio di Pilot come rivista, partendo dal 54, che è stato l'inverno più freddo che la Francia abbia mai provato. E la parte nuova, la parte originale di questo saggio, che nessuno ha mai letto, anche tutta questa parte dal 54 al 59, è comunque quasi riscritta, ma la parte veramente nuova è quella che va dal 60 al 74, che racconta la storia di come Arachiri è diventato il giornale degli stupidi e cattivi, di come Pilot ha attraversato la rivoluzione del 68 e di come soprattutto Pilot è stata la fucina, in qualche modo l'origine, anche contro la volontà dei suoi fondatori, Goscinny, Uderzo e Charlie, di momenti importantissimi della storia del fumetto che verranno dopo negli anni 70, cioè Metal Hurlant, la rivista fondata da Gottlieb Brescia, di cui adesso, porca miseria, c'è un Metal Black, mi scappa il nome. Ma io ce l'ho un incidente con cui occuparti la mente in questo momento, se avete voglia. Ce l'ho un incidente con cui occuparti la mente, se avete voglia di giocare insieme un po' tra ragazzi di Oblò in questo aperitivo, nel senso che noi abbiamo, cioè siamo in quattro e c'è Emiliano Barletta, che è
uno sceneggiatore di fumetti, no? Cioè che scrive i fumetti. E in bande a parte tu ci racconti, Boris, no? Cioè di come si debba a un tal tizio che esista la funzione di scrittore di il lavoro. È vero. Praticamente il lavoro di sceneggiatore di fumetti, l'esistenza del lavoro di sceneggiatore di fumetti, il riconoscimento di questa lo si deve a Goscinny, proprio che attraverso la sua rivista Pilota ha spinto e voluto che fossero riconosciuti gli autori del testo, della sceneggiatura, perché fino a prima della nascita di Pilota, fino a prima che Goscinny cominciasse, Goscinny e tutta la sua banda, intendiamoci, non è proprio solo lui, ma lui è stato il motore, prima che venissero riconosciuti nei crediti del fumetto l'autore dei testi, l'autore dei disegni, l'autore riconosciuto era sempre soltanto quello dei disegni, che si metteva d'accordo con qualcuno che scriveva i testi, e magari lo pagava a parte, eccetera, ma il nome dell'autore dei testi non compariva mai. Se voi andate a vedervi i primi episodi di Lucky Luke sceneggiato da Goscinny non compare, perché il vero autore era Morris, quello che veniva pagato dall'editore era Morris, dopodiché lui pagava Goscinny. Le storie belle e importanti di Lucky Luke cominciano ad essere quelle scritte da Goscinny, eppure non era un lavoro riconosciuto. Tutti gli sceneggiatori di fumetti oggi devono ringraziare René Goscinny per aver dato il giusto valore e il peso a questa categoria. Cosa dici, Emiliano? Lo ringraziamo, Goscinny? Certo. Facciamo un monumento a Goscinny. Questa come battuta per introdurre. Ah no, hai una domanda a Boris? No, infatti no, volevo chiedere a Boris appunto, ma questa è una che vi mando in schermata il commento di Michele Mordente a questa chiacchiera. È sempre delicato come un elefante in cristalleria. Grazie. Siamo di tutti. Siamo con noi, siamo con te, assolutamente. No, ero curioso del discorso di Goscinny. Ho una questione tecnica da Sergio Rossi, scusate. Boris, questa è per te. Porco cane, devo stare fisso. Non oscillare. Ci provo, non garantisco. Eccoci qua. La domanda era solo per il discorso era nell'ambito europeo, oppure possiamo anche allargarlo all'ambito... Cioè, sappiamo come funziona l'America, soprattutto il discorso Marvel, con Stan Lee e vari scrittori, però dico, questo discorso di Goscinny, proprio il riconoscimento di scenario, cioè di quello che crea lo scenario, come dicono i francesi, è solo a livello europeo oppure, diciamo, lo allarghiamo anche a quello americano, oppure, cioè, insomma... Non conosco abbastanza bene come era la situazione. Non difficoltà. Allora, quella che proprio non conosco è quella orientale, il Giappone, eccetera, non lo so. Sicuramente per quello che riguarda l'Italia, cioè, il riconoscimento degli sceneggiatori, soprattutto per alcuni editori, è anche più recente di quello della Fondazione Pilota. Per quanto riguarda l'editoria francese, proprio è quella. Quella americana non lo so, io credo che comunque... Magari, cioè, per dirti, quando Eisner faceva Spirit, in realtà Eisner quasi Spirit non lo faceva, lo scrivevano, disegnavano millanta altre persone, da Pfeiffer. Però indagherei, sinceramente indagherei, perché... Tipo, l'ho riconosciuto da solo lui. Cioè, Joe Simon era uno che si sapeva che era quello che scriveva Capitan America, ma parliamo degli anni 30 come cosa. Per cui indagherei, non sono... Lee Falk, tutti sapevano che era lo scrittore, no? Di Mandrake. Per cui, sì, probabilmente c'è qualcosa... Non volevo, scusate, è un campo di indagine interessante. Ci guardando un attimo i Mandrake dietro in libreria, mi è venuto in mente che, cioè, cazzo, lui era preso. Ma erano, non lo so, io non me li ricordo, ma erano accreditati tutti e due sulla testata quando uscivano, cioè, sia
diretta verità, vediamo. Non è scontato, in effetti, eh? Nel senso che dalle strisce non si capisce, ma non si capisce neanche disegnatore, in realtà. No, c'è uno scarabocchio di firma del disegnatore, effettivamente è un phantom di x mila anni fa, e c'è uno scarabocchio del disegnatore, non ho citato lo sceneggiatore al volo, così. Eccoci qua. Ma Emiliano, dunque, tutto ciò era per presentare con un vassoio d'argento ai ragazzi che sono con noi a bersi cose. E tra l'altro, ecco un messaggio da Paolo per Boris. E tutto ciò era per introdurre il fatto che Emiliano Barletta ne ha combinata un'altra, e anche questa che era veramente pronta per B-Comics Padova, e raccontacela un po'. Sì, questa qui era una sceneggiatura che avevo scritto durante il corso. Quando devo condividere uno schermo. Sì, 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 lo preparo io. Questa, faccio una piccola premessa, questa era una sceneggiatura fatta durante il corso con Laura Scarpa e Mattiano De Giovanni, di sceneggiatura online. E è stata, diciamo, la mia prima sceneggiatura in toto, e per questa, alla fine, prima di trovare un disegnatore e prima di definirla definitivamente, sono passati tipo un anno e mezzo, perché anche se sono solo 24 tavole, l'ho voluta scrivere bene, dettagliata, col dialogo giusto, al momento giusto, con lo scandire del tempo, insomma, ci ho tenuto proprio veramente tanto a farla perfetta, anche perché la storia, appunto, essendo breve, aveva bisogno di un giusto ritmo. E appunto questa storia si chiama Professeur, anche se è scritta poi in francese Professeur, però perché è la pronuncia araba del termine francese Professeur. E niente, adesso condivido un attimo alcune tavole. I disegni sono di Gian Lorenzo Di Mauro, con cui abbiamo già lavorato per Il cielo su Ebla, e quindi non so se la vedete. Occhio, okay, ecco. Che mi sei arrivato. Ecco, ti direi che questo... ti vedo. Sì. Questa sono la copertina. E di copertina. Hai cambiato il colore, cioè proprio sì, eri ossessionato da queste cose. No, anche perché non avendo la versione definitiva, no, in realtà mi stonava questo colore in mezzo a tanto grigio e nero, quindi... No, l'anteprima per chi ascolta e pensa che siamo degli alcolizzati, giustamente anche per molte cose, è perché ieri chiaramente non siamo proprio degli sprovveduti, abbiamo fatto una prova di questa... diretta, ci siamo mostrati le tavole e Emiliano era molto imbarazzato dal colore di sfondo di questo disegno che state vedendo, cosa che poi a me non perprimeva, era un marroncino. Sì, era un marroncino. Cioè, non è giusto che il marroncino sia escluso. No, hai ragione, però sai, nelle tavole successive, adesso vi mostro, stonava questo colore con il grigio delle tavole successive. Come dicevo, i disegni sono di Gian Lorenzo De Mauro, con cui abbiamo lavorato sul cielo di Ebla per Stormi, e questa storia, anche la prefazione di Laura Scarpa, che sono stato molto contento, insomma, che Laura abbia accettato, un saluto a Laura, chiaramente, abbia accettato di scriverla, insomma, di rileggere la storia, anche perché giustamente... Cioè, ne ha visti tanti di corsisti, quindi ricordarsi proprio quella storia lì in particolare era un po' difficile. E questo stile, come vedete, è completamente quello di Gian Lorenzo, diverso rispetto a quello di Alessio, perché questa storia chiaramente chiedeva uno stile più naturalistico, più reale. E non so se posso raccontare la storia senza chiaramente svelare niente, però vabbè, tu insomma, che dai. Siamo uomini di mondo. La storia chiaramente è praticamente ambientata in un'ipotetica città medio orientale dopo la guerra, e quindi si muovono i nostri protagonisti, un gruppo di ragazzi e un uomo anziano, in questa realtà fatta di detriti, di distruzione, e tutto nasce da un equivoco, cioè da una voglia di possesso da parte dei ragazzi, e questa piccola banda di questi quattro ragazzi che si vede qui in alto a destra,
che osservano questo signore tutti i giorni con una busta in mano, fa 5 km a piedi per andare in un luogo, e loro decidono a un certo punto di seguirlo e capire perché si porta appresso questa busta, cosa c'è dentro questa busta, perché è così preziosa per quest'uomo, tanto da portarsela sempre appresso. E questa quotidianità, diciamo, di questo uomo è anche da una parte la voglia di impossessarsi di qualcosa di altrui, quindi qualcosa che loro non hanno, perché sono dei ragazzi orfani, hanno perso tutto, non si sa neanche perché è scoppiata la guerra, e noterete, insomma, nel fumetto che non ci sono neanche figure femminili, quindi è volutamente senza figure femminili, sono solo maschi, di qualsiasi età, ma sono maschi, e quindi questa cosa è la chiave di lettura di tutta la storia, insomma, questa qua. E anche le generazioni, chiaramente, c'è uno scontro generazionale molto forte fra i più giovani che subiscono la scelta degli adulti. Ora, ripensando a quello che stiamo vivendo in questi giorni, mi fa strano, insomma, perché comunque, appunto, questa immagine desolante di una città vuota, la scena iniziale è lui che vive in una casa diroccata, è veramente particolare, insomma. Sembra quasi attuale da un certo punto di vista. Eppure è stata scritta, appunto, 2 anni fa, anzi pure di più, 3 anni fa, e disegnata in 2 anni, 1 anno e mezzo, insomma, perché chiaramente Gian Lorenzo ha voluto lavorarci bene, ha rifatto più e più volte le tavole, e quindi questo qua. Allora, rimuovo momentaneamente lo stream, che torniamo tutti e quattro. Emiliano, mi dispiace perché mi hai creato un'altra domanda, per cui durerà un sacco questa diretta, invece cercherò di arginare, anche se sono io il primo promotore della sbrodolatezza. E, nel senso, è una difficoltà che ho anch'io. Potrebbe essere carino sentire un po' le opinioni di voi tre, raccontare, no? Nell'epoca del coronavirus, no? Raccontare storie altre, soprattutto, nel senso che io, come sapete, sto facendo lavori sull'Iraq, su viaggi fatti negli ultimi anni, eccetera, e vivo una difficoltà oggi a dire, cioè, chiaramente fino a pochi mesi fa, se raccontavo una storia sull'Iraq era per far vivere un tipo di empatia al lettore di qua rispetto a quella situazione, e nel frattempo ci è cambiato il mondo, no? Cioè, nel frattempo molte persone qui possono capire anche molto meglio cosa si viveva lì fino a, cioè, come si vive in altre parti del mondo, e questo mi mette, a me oggettivamente mette un po' in difficoltà, nel senso che ho un rifiuto totale dal punto di vista di autore di permettere a questo virus di diventare il mio immaginario, cioè non voglio che si impossessi del mio immaginario e che il mio futuro raccontare sia dedicato a questa cosa, però sappiamo che ci aspetta un mondo che è differente da quello di ieri. Come vediamo oggi, no? Vediamo anche solo banalmente un posto al sole su Rai 3, vediamo la gente passeggiare insieme, abbracciarsi o cose del genere, con questa scritta riprese fatte prima del decreto. Quanto, cioè, voi, Emiliano, Alessio e Boris, suppongo abbia riflessioni da fare su questo argomento, se volete dire una cosa su, guarda, questo argomento. Io, vabbè, visto che hai dato dell'ordine, il discorso è che effettivamente, per quanto mi riguarda, diciamo, come scelta di diventare, appunto, sceneggiatore di fumetti, poi di approcciarmi al mondo del fumetto, che io già da fruitore, insomma, più che trentennale ormai, passione da bambino proprio, e è stata quella di poter raccontare, appunto, la realtà siriana, una realtà che io conoscevo benissimo prima della guerra, e che, appunto, anche i miei lavori, chiaramente, sia anche Il cielo su Ebla, anche Di Rodi Scavo, ma anche questa storia qui, e era basata sul fatto di non concepire una realtà improvvisa, cioè nel senso che la guerra in Siria per me è stata vissuta come qualcosa che da ordinario diventa improvvisamente straordinario e surreale, cioè addirittura una guerra, cioè, quindi, mentre
ricordo quando sono stato a Beirut, mi impressionava che a fianco all'edificio nuovo, moderno, dell'architetto europeo style, andava di moda, c'era l'edificio ancora con i colpi di cannone, di mitragliatrici, dell'edificio distrutto nel 2005, poi dopo è scoppiata la guerra pure in Libano a confine con Israele. Però quella in Siria mi aveva proprio colpito perché era appunto una realtà che conoscevo benissimo e per me era quasi inconcepibile, quindi lì nasce la voglia di raccontare la Siria. E quello che stiamo vivendo adesso è stata un po' una situazione simile, cioè io mi ricordo che fino al 10, al 3 marzo ci massaggiavamo con Claudio dicendo appunto del 28 marzo, cioè, avevamo questi biglietti del treno, ci organizzavamo, avevamo chiuso le tavole del professor e improvvisamente siamo rimasti tutti quanti bloccati, chiusi dentro casa e è difficile, cioè è difficile poter parlare di qualcosa di diverso. Effettivamente adesso mi riesce difficile poter parlare della realtà siriana, devo essere sincero, perché comunque sia posso percepire nel lettore o comunque qualcuno che recepisce questa cosa quasi un disinteresse, ma nel senso che comunque nell'egoismo che abbiamo noi esseri umani pensiamo al nostro piccolo e quello che noi viviamo male, quindi mi viene in mente il neorealismo che in Italia era poco conosciuto e poco seguito e invece nel resto del mondo era, anzi addirittura Andreotti fece un famoso intervento dicendo stiamo dando un'immagine sbagliata all'Italia, però mi viene in mente quello, insomma, che la gente forse era più interessata a vedere le cose leggere in Italia che nel resto del mondo, che invece c'è nel stesso interesse, non so se sono arrivato a spiegarmi, insomma. Direi di sì, e i nostri ragazzi che ci seguono hanno la possibilità di commentare se qualunque cosa non fosse chiara o se vogliono interagire con noi. Alessio, tu cosa ne pensi di questo elefante nella stanza, direbbe un politico famoso? No, senti, guarda, a me la cosa che viene in mente è che i primi giorni della chiusura, no? Sulla mia bacheca di Facebook mi spunta, e anche prima in realtà mi spuntano dei messaggi di solidarietà da parte di ragazzi palestinesi che conosco, no? Devo dire esatto. Grazie per aver ricordato questa roba, ma è incredibile, sì, sì, a me sì. Arrivano preghiere da mezzo mondo arabo, pensano che stiamo veramente male, 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 tra l'altro, cioè tocca dirgli, dai, siamo rilassati, così come no. Io ho avuto un amico di Idlib che mi ha detto, dai, forza, facciamoci coraggio, di Idlib, cioè che veniva bombardato, cioè io... Relax. Ma questo anche a proposito di quando si parla del paragone tra guerra e Covid, che naturalmente è brutto, però insomma, yeah. Magari ci sono contesti che hanno sia la guerra che il Covid, e quindi magari è anche un po' diverso, no? E allora quella roba mi ha fatto un attimo pensare, e quindi mi ricordo le prime fasi, i primi approcci con la chiusura, no? Mi avevano fatto venire in mente, avendo da poco fatto una storiella per Stormi che parlava un pochino del contesto palestinese, io avendo un po' quell'esperienza là, praticamente mi era venuta subito la voglia di Stormi.info. E quindi praticamente una delle idee che mi era venuta all'inizio era proprio quella, siccome si incominciava a parlare già per fortuna delle situazioni interne alla situazione, cioè dei disagi interni e disagi, no? Quindi violenza domestica, le varie marginalità, e quindi mi era venuto subito in mente di poter in qualche modo approfittare del momento anche di, come posso dire, di attenzione su certe tematiche e di attenzione anche sui social, per provare a parlare anche di altro, cioè a parlare di, che so, la butto là, una delle idee che avevo condiviso anche con degli amici era perché non parlare magari di come si vive il Covid ai confini, come si vive il Covid ai margini, no? Però la cosa bella è stata che ci sono state due giornate di chiacchierate con degli amici con i quali ho condiviso parecchie belle esperienze, e il risultato finale è stato strano, perché la mia risposta è stata... o che ne parlo a fare, oppure qual è l'obiettivo finale? Cioè, in un momento strano come quello in cui in Italia si viveva un disagio in maniera generalizzata, la domanda che mi ponevo era: se parlo della sfiga nella sfiga, chi sta nella sfiga può recepire la sfiga altrui? Che diciamo, questo è stato un po', ed è questo poi fondamentalmente l'interrogativo che mi pongo io al momento. E adesso Boris Battaglia ci darà la risposta. Perché no. È per quello che lo paghiamo.
Non lo so, la risposta non lo so. Posso dire se chi sta nella sfiga percepisce la sfiga. Mi sono reso conto che non ci rendiamo conto che io ho 50 anni, no? 52. E per 70 anni l'Europa non ha avuto delle vere... L'Europa, quella che fa parte della comunità, non l'Est, non la Jugoslavia, eccetera. Comunque, quella che noi consideriamo l'Europa ha avuto un momento di irrenità totale. Ma da 70 anni fa, andando giù, ci sono sempre state crisi, guerre, pandemie, eccetera. Me ne sto rendendo conto proprio perché sto scrivendo un pezzo su un fumetto che per le varie ricerche che ho dovuto fare. Ci sono sempre state pandemie di tutti i tipi, ideologiche e mediche. E non c'è... E comunque hanno sempre continuato a vivere. E invece, in questo momento ho la percezione che per una crisi medica, nemmeno particolarmente grave come quelle che ci sono state nei decenni passati, abbiamo smesso di vivere. E questo forse è perché abbiamo perso in quei 70 anni di totale pace sociale che ha avuto il nostro paese e i paesi confinanti al nostro, la Jugoslavia. Abbiamo perso la percezione di quello che erano il vivere, quello che era il vivere sempre comunque con la presenza del pericolo e della morte a due passi. E stiamo trasmettendo questa idea al resto del mondo, infatti, ma la gente che sta peggio di noi, che gli cadono le bombe sulla testa, prega per noi. Ok, a me tocca essere il conduttore cinico che vuole riportare Boris Battaglia sulla giusta rotaia, nel senso, condivido molto di quello che hai detto, ma vorrei chiederti nello specifico sulla riflessione che stiamo facendo come creatori di contenuti, no? Cioè, dal punto di vista del racconto, secondo te, questa cosa, io spero tanto, però il mondo mi deluderà, spero tanto che non saremo invasi da reportage, articoli, libri, graphic novel, romanzi a fumetti su quanto sfigata sia la reclusione in quarantena, ma penso che per il prossimo anno e mezzo questo sarà l'orizzonte delle nuove produzioni librarie. Però, a parte i fenomeni commerciali to court, così, secondo te, dal punto di vista del racconto, devo dire di non essere neanche competentissimo anch'io, penso, cioè so un po' che tipo di fumetto è uscito a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, no? Come cosa, cioè questi sono i riferimenti che posso avere, abbiamo quel bellissimo esempio di Raymond Briggs quando soffia il vento durante la Guerra Fredda, il terrore nucleare, e però, cioè, appunto, secondo te, dal punto di vista della narrazione del mondo, l'anno prossimo, il prossimo libro di Gipi avrà tutti i protagonisti in mascherina? No, su Gipi no comment, ma secondo me dipenderà da come di chiunque altro, tengo a sottolineare. Sì, sicuramente. È quello di tutta gente a cui voglio bene, di Bene a tutti, ma non il problema non è quello che verrà, è ovvio, cioè cacchio, è una roba che ci è capitata qua tra capo e collo, cazzo, che mi sto accorgendo, appunto, io che scrivo cazzate cercando percorsi all'interno della strada del fumetto, mi sto accorgendo che adesso la mia ossessione è quella delle pandemie, è ovvio, un autore, un fumettista, uno scrittore, un cantante, quel cavolo che volete, racconterà questa esperienza. Il punto è sempre quello, dipende come. Come quelli che criticano le autobiografie, la graphic novel che guarda solo l'ombelico. Ma c'è chi quando guarda l'ombelico ci vede il mondo, e c'è chi quando guarda l'ombelico vede solo i peletti da tirare via Dipende. Beh, in realtà c'è un po' di...
dell'11 settembre, no? Quindi noi anagraficamente l'abbiamo vissuto un po' tutti, l'11 settembre. Cosa c'è stato dopo l'11 settembre a livello culturale? Se ne è parlato tanto, c'è stata veramente questa onda sia cinematografica, fumetti, libri. Secondo me no, cioè secondo me c'è stata, ma non è stata così forte, così invasiva. No, secondo me mi sembra più coinvolgente, cioè appunto io questa cosa la paragono più alla Seconda Guerra Mondiale che all'11 settembre, che ma tu dici per la globalità, è stato un fenomeno geograficamente limitato, non come impatto nell'opinione pubblica, ma geograficamente limitato. Qui è una cosa che coinvolge veramente, cioè mezzo pianeta di più, insomma. Cioè sì, ti dicevo prima, cioè, dire, perché poi succede, no, in questi dialoghi, a me capita anche per varie ragioni più social politiche di fare gli esempi, no, cioè con cosa ci è successo nella vita, però per quanto coinvolgente mi abbia cambiato l'esistenza, Genova 2001 non paragonerei la pandemia a Genova 2001, ah, no, certo, certo. Proprio per motivi geografici e di cose. A me con questa cosa mi viene più il paragone con le guerre mondiali, addirittura su questo senso della narrazione, no? Sì. Ne parlavo con un amico poeta, come Boris odia i poeti, con il mio amico Lello Wolfe, comunque, e parlavamo di come comunque il Boccaccio durante la sua pandemia, cioè, non è che ha fatto i racconti sulla peste, esatto, cioè, quello. I racconti era, cioè la peste era un contesto, però i racconti altrove, no? come immaginario. Per me, mi sto a così, questa era una chiacchierata gratuita proprio perché mi è venuto in mente da un incipit vostro. E, però appunto io sto sul fatto che vorrei cercare di impedire a questo virus di impadronirsi pure dell'immaginario globale e cercare di raccontare altro, di parlare di altro. Però l'ha già fatto, di impadronirsene. Però assolutamente, stiamo parlando. È evidente. Però mi rendo conto che sull'attuale, nel senso, alcune tavole, alcune storie, alcune non siamo in una libreria a bere insieme facendo una presentazione dei vostri libri, ragazzi. C'è poco da fare. Esatto. No, dico, però sull'attuale ci può stare che si racconta il presente. Poi il discorso è tra un anno cosa si racconterà? E questo secondo me è il punto centrale. Cioè nel senso, appunto, se parliamo della Seconda Guerra Mondiale, faccio un esempio, il neorealismo prendeva più in paesi in cui la Seconda Guerra Mondiale è stata meno impattante dal punto di vista quotidiano, cioè negli Stati Uniti, al di là delle truppe che avevano in Europa, però loro personalmente, al di là di Pearl Harbor, non hanno avuto la guerra in casa effettivamente, non hanno avuto i bombardamenti in casa, quindi il loro vedere l'Europa dall'esterno, quello che succedeva in Italia, in Francia, in altri paesi, insomma la Germania, che Rossellini poi, in realtà il mio fumetto si ispira molto a Germania 1-0 di Rossellini, però vabbè, questo è un altro discorso, però chiaramente loro erano molto più recettivi rispetto agli europei probabilmente di queste realtà, cioè il neorealismo in Italia, per esempio il film di Chaplin come Il Grande Dittatore è arrivato decenni dopo, ma al di là del fascismo che chiaramente censurava Chaplin, c'era il famoso libro Chaplin ebreo, però proprio la traduzione, cioè proprio la trasposizione di alcuni film tipo anche Il Grande Dittatore arrivò negli anni 50, nonostante la guerra era finita appunto di un decennio dopo che la guerra era finita praticamente. Questo perché proprio la gente in Italia, il pubblico, che è quello che poi detta da questo punto di vista, secondo me, le regole del mercato, così detto, e proprio il pubblico non voleva più parlare del suo quotidiano, di quello che lui aveva vissuto, voleva parlare di altro. E probabilmente forse ci saranno storie che parlano di paesaggi, di montagna, di mare, di paesi lontani. Insomma, io spero questo. Io spero questo, spero. Una voglia di scrivere una storia di bar. Esatto. Ritornerà il fumetto di avventura, come si auspicano in molti, insomma, come sì, cosa. Io ne auspicavo la sparizione totale. Non è vero, auspica il contrario. Fumetto di fare il giocatore, non è vero.
stai mentendo Boris Battaglia, ma adesso Boris Battaglia, io cercherò di condividere una schermata, cercherò quasi di condividere una schermata in modo da introdurre il prossimo argomento. Aspetta che adesso vediamo se riesco con i tastini a... Allora, condividi lo schermo. No, maledetto schermo, non vuoi condividerti. Vediamo un attimo se condivide questa roba qua, per cui io se apro, lui lo fa o non lo fa? Sì, lo fa. Lo fa? Sì. Scusate, perché appunto se lo fa. No, ecco, maledetto. Vedo qualcosa, ma non no. Si è visto per un secondo, vero? Adesso datemi un secondo che ci lavorerò a far vedere il colpo di scena di Boris Battaglia e Paolo Interdonato che ci seguono. Allora, Claudio Calia screen, sì, voglio condividerlo, lo giuro. Allora, però voglio condividere quello che voglio io, amico mio. Allora, datemi un secondo. E se non ce la faremo, Boris, tu preparati a parlare di quello che tu stai. Perché... di quello che avremmo dovuto vedere. Non so cosa dobbiamo vedere. Adesso, dammi un attimo. Siamo ruspanti, ricordi a tutti che noi stiamo facendo un aperitivo tra amici che il destino ha impedito separato di svolgere dal vero, però la nostra applicazione. Oh, io direi che ci sono riuscito. Sì, ci sono riuscito. Siamo quasi pronti, Boris Battaglia e un ansioso Paolo Interdonato che sta anche guardando. E ci siamo quasi, Boris. Ci siamo quasi a fare che? Allora, a fare una rivista. A fare una rivista che avrebbe dovuto essere di carta, in realtà. E la rivista di carta è praticamente pronta. Mancano dei dettagli, avrebbe dovuto andare in stampa ed avrebbe dovuto essere la sorpresa di questo mese in cui cade la festa, quella che a me piace definire la festa più bella del mondo, il 25 aprile. Il problema è che appunto quella roba lì che dicevamo prima, che ci ha chiuso in casa, ci ha fatto decidere di rimandarla. Abbiamo deciso di fare questa rivista con Oblò, perché ci piaceva l'idea di fare gli incontri nei vari festival, incontrare la gente nei locali, eccetera, per parlare della rivista, per vendergliela proprio, dargliela. per fargliela leggere. Siamo un'associazione culturale, ragazzi. È vero. E niente, invece non abbiamo potuto farlo, speriamo di farlo a settembre, chi lo sa. E allora abbiamo detto, che facciamo? Visto che abbiamo un sacco di materiale, abbiamo rotto le palle a un sacco di gente per darci contributi, eccetera, che facciamo? Mandiamo in rete una parte, qualcosa, cominciamo a raccontare delle cose. E domani dovrebbe uscire Claudio Calia, permettendo il primo... Questo condizionale non mi piace. Così. Il primo post, che sarà l'editoriale, che racconta che cos'è quasi. E non gli dici niente a questi poveri che sono con noi a berci l'aperitivo? Io ve lo dico, sarà una rivista che parla... Sì, sarà una rivista che parla di fumetti, che racconta uno sguardo sbilenco sul fumetto, che cerca in qualche modo di andare in una direzione diversa da quella che è la critica di solito fumettistica, di raccontare il fumetto tenendolo in mezzo al mondo, non tirandolo fuori, chiudendolo tra le mura di una città medievale in cui tutti solo non fanno altro che parlare di fumetto, è l'unico riferimento al fumetto, ma di cercare di trovare quali sono le tracce
Diamo la colpa a Claudio di cosa? Quali sono le tematiche? Sulle eventuali ritardo di quasi, che non è neanche nelle probabilità, ma no, siete ansiosi, due Paolo Interpinato e siete ansiosi. Così. Ma lui di più sicuramente. Io. Lo dico anch'io. Io, a me questa quarantena... Paolo Radini, domani, secondo me, attorno a mezzogiorno ci beviamo l'aperitivo insieme all'editoriale di Quasi. Ok. E niente, sarà una rivista che nelle intenzioni vuole cambiare lo sguardo critico sul fumetto, nelle intenzioni, non è detto che ci si riesca. E soprattutto la cosa bella che mi piace molto, che mi ha convinto quando abbiamo deciso di farla, è che non sarà una cosa polemica, non parleremo male di nessuno, o quasi. E questo lato di Boris Battaglia ci delude un po', perché non parliamo per questo, però non si capisce come abbia deciso. Tu pensa quanto si roderanno quelli di cui non parleremo. Ok, è una strategia più sottile, dici. Okay. No, comunque domani tutti a vedere il primo post. Assolutamente, l'appuntamento è domani sulla pagina Facebook, possiamo dire nell'arco della mattinata. Seguiteci e riveleremo l'indirizzo di questo blog di Quasi, in attesa della rivista cartacea, che non appena il mondo ce lo consentirà faremo, non appena potremo vederci di persona la daremo in mano a tutti quelli che vorranno venirla a vedere. E dunque, ragazzi, io direi che abbiamo fatto aiuto. C'è Sergio Rossi che chiede delle cose che non capisco. Sta parlando con te, Boris? Sergio Rossi mi capisce al volo. Ok, voglio cancellare qualche dubbio. Io adoro il Festival di Lucca. A me dispiace tantissimo che quest'anno non ci sarà, anche se non lo hanno ancora annunciato, perché ovviamente... 28 giugno lo aggiungeranno, lo diranno il 28 giugno. Ma secondo me lo diranno il 28 ottobre, che non la fanno. Sì, sarà un anno da inventarsi, insomma, in questo senso. E allora, ragazzi, siamo al 52 minuti e 25, per cui abbiamo un sacco di gente in quest'ora, per cui io vi lascerei un giro di saluti e occhio a Paolo Interdonato, perché parlatevene. È vero, noi la diamo, poi non la leggo. Vanno a vedere, guarderanno le immagini. Okay. No, le figure, tra l'altro ce ne sono di bellissime, tutto vedere. Guarderanno le figure. E ce ne sono di belle da guardare, insomma, ho potuto capire cosa accadrà nel primo numero e ci sono delle gran belle figure da guardare di un sacco di gente che ringraziamo per aver collaborato a questa cosa, tra cui posso dirlo, lo dico domani. Il disegno dell'editoriale di Quasi è realizzato da Onofrio Catacchio, un autore che personalmente mi piace un sacco, per cui sono proprio contento che la rivista esordisca così. E Emiliano, Alessio, iniziamo a dare un saluto ai ragazzi, che siamo a 53 minuti e 40 secondi, è una botta di tempo. Grazie di averci seguito, è stata una bella chiacchierata, soprattutto molto interessante sul discorso dell'attuale. Poi c'è anche il nostro fumetto, il fumetto che dovremmo uscire sul post di Oblò, quello disegnato. Assolutamente, da... bravo. È un bel condizionale, mi hai ricordato una cosa. Bravo. Disegnato da Gianlorenzo Di Mauro. Giulietta e Gianlorenzo Di Mauro, Alessandro Buffa ai colori, e letterato da Marco Della Verde, che non vengono mai citati i letteristi, che invece sono importanti soprattutto in questa storia. E allora, quindi grazie. Ci vediamo su Oblò. Allora, rimanete sintonizzati su Oblò, quindi, cioè, non c'è nient'altro da aggiungere, credo.
Alessio Manto lo vedremo presto, appunto, su Oblò numero 5, a chiudere il primo ciclo del Diario di Siria e sullo spettacolare monografico che aggiungerà un ciclo a quel racconto a colori, come avete potuto vedere nell'anteprima. E Boris, domani esce Quasi, però cos'è che esce come prima cosa stampata? Non ho ancora capito quando, ma esce il libro a cui io tengo di più quest'anno, è l'unico che esce quest'anno, mio, Banda a parte. Che è? Che è? Non ho capito. Che cos'è Banda a parte, per chi si è connesso in questo momento? Banda a parte è la storia di due delle più importanti bande che hanno fatto fumetti, che sono la banda dei Pilot e la banda di Harakiri. Non vedo l'ora di incontrare proprio le persone per parlarne, perché è la storia di persone meravigliose, splendide, umane, stronze e umane al contempo, ed è bellissimo. Non vedo l'ora di... Ah, una cosa, no, posso dire una cosa solo, velocissima. Cioè, ci sono questi strani anelli temporali che probabilmente... Il seguito di Quasi, il seguito di Banda a parte, uscirà prima su Quasi di quanto uscirà Banda a parte. Quindi, state collegati. Maledetti paradossi temporali, sembriamo l'universo. Però il fumetto ci permette questo. Cioè, sì, è la nostra crisi delle terre infinite, perfetto. Bene ragazzi, io direi che possiamo salutare gli amici che sono stati con noi a berci questo aperitivo. Presumibilmente ci sarà un altro aperitivo con Oblò la settimana prossima, appena penserò a cosa combinare. Siete avvisati che ci sono delle nuove uscite Oblò in ballo. Sapete anche che, anzi, ve lo scrivo qui, e lo scrivo in legalese. Occio. Occhio che anche Sergio Rossi, io ho anche un nuovo Mac con la tastiera americana, forse solo Emiliano Barletta può capirmi in questa cosa, per cui digito sempre una Y al posto della Z quando... Però è comodo per i sistemi Linux... Quindi se usi il terminale è comodissimo. Eccolo il fricchettone che doveva arrivare, no? Lo sapevo. Sei anche senza cappello, Alessio Lomanto, non sei credibile. Lunga diatriba questa, sul cappello senza cappello, alla fine. Oh, e adesso proprio sul messaggio smaccatamente pubblicitario. Track. Vedi che, ecco, sì. No, ce la farò. Vedi Boris? No, ho messo Sergio Rossi. Sergio Rossi. Ora festa di anche Mauro Mori ti augura buona festa e la ringraziamo. Gianluca Lamendola ci tiene a informarci che ha finito la birra. Io no, ancora. Abbiamo fatto durare 50 minuti, né? Ecco Boris, questa è la formula corretta per vendere Quasi, ovvero nessuno acquista niente perché noi siamo fuori dal mercato, ma le persone ci sostengono con una sottoscrizione e ricevendo in cambio come mutuo soccorso l'albo che preferiscono. Direi che ragazzi, grazie per essere stati qui con noi. Grazie a te. Con Oblò ci vedremo tra un po' e con i ragazzi ci vedremo presto in una qualche presentazione con mascherina, guanti, quello che serve in giro per l'Italia. Ciao a tutti. Ritrovarsi è importante. Ciao. 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 Ciao.